è diventata tragicamente di attualità dal 14 di agosto. Oggi c'è stata una mossa da parte di Autostrade, se vogliamo anche politica, che ha rese note tutte le modalità del contratto di concessione. Per cui vorrei chiedere innanzitutto come governo come ha preso questa mossa da parte di Autostrade e poi soprattutto chi e quando tirerà sul ponte e chi gestirà, secondo le vostre intenzioni, le autostrade italiane da qui in avanti. Il ponte che è crollato l'avrò fatto credo 1 milione di volte e tutti noi a Genova lo facciamo tutti i giorni perché è la tangenziale della città. Per cui, vabbè, dopo la rassicurazione personale che i miei cani stavano bene, avevo il costume perché ero appena sceso così. Sono appena andato in acqua per farmi un bagno, sono andato via col costume all'aeroporto e sono ovviamente andato a Genova, dove tra l'altro il collega Edoardo Rixi era già lì sul posto perché si trovava proprio a Genova. E quindi intanto il governo è stato presente subito, siamo arrivati praticamente immediatamente, abbiamo cercato di dare una mano. E quello che mi ha colpito moltissimo è stata la macchina dei soccorsi, a cui veramente va un encomio, un ringraziamento straordinario, perché sono stati veramente bravissimi, bravissimi, impagabili. Tant'è che il Presidente del Consiglio quel giorno ha ricevuto tante telefonate anche da leader internazionali che, diciamo, offrivano assistenza, aiuto. Il Presidente del Consiglio ha ringraziato tutti, però ha detto ce la stiamo cavando egregiamente da soli. E abbiamo fatto veramente, tutti hanno fatto un lavoro straordinario, i medici sono ritornati subito dalle vacanze, tutti si sono resi disponibili. Però è stata una ferita tremenda. Oggi piangiamo le vittime, abbiamo fatto il funerale di Stato e ci stiamo appiccicando, come avviene sempre in queste cose, in mezzo a tutte queste robe burocratiche della resa dei conti, del cercare le colpevole, dell'andare a vedere cosa c'era, tutte cose che già si sapevano, perché va bene, società autostrade fa vedere la concessione, sì, mi metto nei panni dei parenti delle vittime, mi metto nei panni della città, ma chi se ne frega? Cioè, la gente dice, primo, come è potuto succedere e qualcuno deve pagare perché non può finire a Tarallucevino, e vi assicuro che non finirà a Tarallucevino. E secondo, quanto tempo ci vuole perché la città riarmi al suo conto. Questi sono gli impegni che il governo si è preso. Il primo, che corrisponde all'avviamento di un procedimento amministrativo nei confronti del concessionario, è stato fatto praticamente 2 giorni dopo. Quindi non abbiamo fatto passare veramente neanche un secondo e abbiamo cominciato a contestare alla società autostrada la responsabilità della manutenzione, perché una responsabilità qualcuno ce l'ha e chi doveva guardare, chi doveva badare che il ponte fosse in condizioni di sopportare il traffico e la società autostrada. Poi qui possiamo aprire un capitolo e qui lo apro perché siamo tra di noi su perché ancora quel ponte, dopo che dagli anni 80 si discute se fare o non fare la bretella autostradale di Genova, ovvero la cosiddetta gronda che serviva a intercettare il traffico pesante del porto di Genova, non fosse stata ancora fatta. Perché come al solito in Italia tu vuoi fare qualcosa per mettere il paese in condizioni di essere veramente concorrenziale sullo sviluppo, sul progresso, e poi ti trovi decine di comitati, e il comitato del no, il comitato ambientale, il comitato per questo, il comitato per quello. Ma non è che la gronda fosse la speculazione, come qualcuno ha voluto affermare, fino a se stessi. Perché noi dobbiamo anche smettere di pensare che tutte le volte che facciamo le grandi opere, per forza ci deve essere il magna magna. Noi siamo un paese in cui dobbiamo pretendere che le grandi opere si realizzino nell'interesse del paese, garantendo che vengano rispettate le norme e le leggi in piena onestà, non che siccome pensiamo che se fai la grande opera allora c'è qualcuno che mangia, allora rinunci di fare la grande opera, ma non esiste. Però tant'è, noi quella gronda non l'abbiamo fatta e guardate che quel tratto di ponte era sollecitato ormai da anni da un traffico che non poteva sopportare, perché come vi ho detto è un ponte che serviva soprattutto al traffico cittadino.
Quindi, uno, bisognerà indagare su questo. Due, è il tema in quanto tempo ci metteremo a rifare il ponte. Noi abbiamo detto che in un anno lo faremo. Io, quando è arrivato il Presidente del Consiglio a Genova, insieme al Sindaco Marco Butti, a Rixi, e la prima cosa che ho detto, ragazzi, dobbiamo nominare un commissario straordinario, subito. Perché se noi pensiamo di ricostruire il ponte con le leggi ordinarie, questo ponte non lo ricostruiamo più. E devo dire che il Presidente del Consiglio non ha perso un minuto di tempo e ha immediatamente aderito alla richiesta che gli è stata fatta, sia dalle amministrazioni locali che da noi. E quindi è stato nominato appunto un commissario straordinario. Poi però cosa è successo? Dal giorno dopo io ho cominciato a ricevere sul mio cellulare, su Facebook, decine di fotografie, se volete ve le posso mostrare, ce l'ho sul telefonino, non solo di cittadini comuni, ma anche di istituzioni che mandavano lo stato dei ponti, dei viadotti, delle strade, delle ferrovie, di tutto il paese. E che mi dicevano, guarda che qui c'è un'urgenza, guarda che qui tra poco crolla anche qua il ponte. E a quel punto io che sono sottosegretario alle infrastrutture, che cosa posso fare? Zero. Zero. Cioè io posso solo segnalare agli uffici. Perché noi viviamo nell'ipocrisia in cui andiamo a votare, eleggiamo la politica occupa i cosiddetti posti di potere e poi di potere non ne ha. Perché la verità vera è che io posso solo segnalare un problema ma non posso agire. Ecco perché ho chiesto che venga nominato un commissario straordinario nazionale, cioè che abbia il compito di ricevere il monitoraggio di tutta la situazione in cui versa l'infrastruttura del paese e possa agire in deroga all'ordinamento per poter agire immediatamente. Altrimenti sapete cosa succede? Che io ricevo la segnalazione. Non è un problema di soldi. Magari i soldi ci sono, ci metto 6 mesi a fare il bando di gara. Dopo che ho fatto il bando di gara, si fa la gara. Dopo che ho fatto la gara, chi ha perso la gara impugna la gara. Poi vado al TAR, poi vado al Consiglio di Stato, poi dopo forse cominciano i lavori, ma c'è la delibera del CIPE che dobbiamo aspettare. Poi c'è la conferenza dei servizi. Nel frattempo c'è la magistratura, poi arriva l'indagine della ASL, poi arriva un altro procuratore, poi forse riusciamo a prendere la cazzuola e metterla prima gettata di cemento. È già crollato 30 volte il ponte. Allora capite che è frustrante. Io ve lo dico perché siamo qui, ci parliamo senza veli. Ecco perché questo è un nodo politico. Io l'ho chiesto al ministro, adesso nei prossimi giorni faremo un tavolo apposta su questo, perché va fatto un commissario straordinario. Il commissario straordinario cos'è? Cosa vuol dire commissario straordinario? È una figura prevista dal nostro ordinamento che non deve fare tutta l'altra fila e che dice se c'è il ponte da fare lo si fa, punto e basta, e lo si fa subito. Altrimenti siamo impastoiati di burocrazia. La burocrazia sapete cos'è, no? È il potere degli uffici. E purtroppo in questo paese gli uffici hanno così tanto potere perché spesso la politica è stata ipocrita e non si è assunta la responsabilità, non ci ha voluto mettere la faccia. Oggi noi che vediamo il nostro ministro degli interni che è stato indagato perché ci ha messo la faccia, ecco, noi oggi siamo di fronte a una politica che ha dimostrato il grande senso di responsabilità, la capacità di metterci la faccia, non di nascondersi dietro le regole, le leggi, gli uffici e tutto il resto. Se noi andiamo di fronte agli elettori, abbiamo ricevuto un mandato democratico, abbiamo un Parlamento sovrano, noi dobbiamo agire nell'interesse degli elettori. Ma il problema è che purtroppo prevalgono spesso una serie di non solo poteri forti, perché poi il potere non esiste, il potere debole, il potere è sempre potere. Esistono dei controbilanciamenti che sono il retaggio del passato. Abbiamo una Costituzione che prevede tutta una serie di veti contro veti, pesi contrappesi. Perché? Perché c'è ancora la paura del fascismo. C'è ancora la paura dell'uomo forte, c'è ancora la paura che se tu usi il potere lo fai contro il popolo. Invece è totalmente sbagliato.
tu il potere lo devi utilizzare a favore del popolo, perché qui con la paura di non utilizzare il potere perché sennò è contro il popolo, non lo puoi utilizzare neanche se vuoi fare del bene. E questo è il grande inganno e la grande ipocrisia. Ecco perché noi abbiamo lanciato, ma del resto è scritto nel nostro programma di governo, che cosa? L'elezione diretta del capo dello Stato. Tu vai a votare, il giorno dopo eleggi il capo dello Stato che ha tutti i poteri per fare quello che ha promesso, senza veti e controveti e senza contrappesi. Questa è la scommessa vera che noi dobbiamo affrontare, altrimenti continueremo con questa ipocrisia. E cosa facciamo? Alimentiamo la frustrazione dei nostri elettori. Io non posso venire qui oggi che sono al governo, ieri che ero all'opposizione potevo venire a dire quello che non andava e facevo l'elenco. Ma oggi io non posso venire qui di fronte agli elettori a fare l'elenco delle cose che non vanno dicendo che non posso fare niente, perché questi mi tirano le pietre. Giustamente. Personalmente lei è favorevole a una... Domanda a lei, poi passo a voi. È favorevole a una nazionalizzazione o comunque all'ingresso dello Stato, che sia col veicolo di CDP o con le altre società, nella gestione delle autostrade, aumentando il ruolo che ha oggi? Gli Stati Uniti d'America sono il paese più liberista del mondo. Negli Stati Uniti d'America le autostrade sono gestite dagli Stati. Lo prendo per un sì. Lo prendo per un sì. Grazie. Confermo, perché sono arrivato stamattina con il volo dagli Stati Uniti, infatti sono ancora un pochettino sbarellato, ma le autostrade sono statali e non si pagano. Quindi così, giusto per... Perché, vedete... Cos'è il punto? Il punto sui servizi pubblici è che lo Stato non deve dare fastidio all'impresa privata. Vale a dire, lo Stato in teoria, se io ho un negozio, se io ho uno studio professionale, se io ho una palestra, se io ho un'attività mia, dovrebbe non rompermi le balle, no? Questo è quando uno si dice che lo Stato dovrebbe, quando uno dice ci vuole meno Stato, no? Cioè, normalmente noi intendiamo quello, cioè dovremmo essere più o meno lasciati liberi, se facciamo onestamente il nostro lavoro, di poterlo fare. Lo Stato va a reprimere se uno fa criminale, quindi se uno evade, se uno ruba, se uno avvelena il cliente perché non rispetta le regole di pulizia, regole di igiene. Invece lo Stato da noi è pervasivo in quel caso lì, perché ci viene a rompere le balle in qualsiasi cosa che facciamo, no? Con regole, regolette, regoline, così. Per le cose dove invece dovrebbe fare lo Stato non c'è, perché è meglio dare al privato. Ma che senso ha dare al privato un'autostrada? Ma scusate, ci può essere concorrenza? Cioè, lo Stato con i nostri soldi prende e costruisce un'autostrada, poi quando c'è da incassare i pedaggi glieli dà al suo amico. A casa mia sento puzza di pastetta, perché in teoria ho costruito un'autostrada, ci ho messo un sacco di soldi per farlo, a quel punto la gestisco io e posso scegliere, diventa una scelta, se farla gratuita perché penso che tanto sia giusto così, oppure se far pagare qualcosa agli utilizzatori, perché sono scelto, cioè se io la faccio gratuita la sto incentivando, vale a dire, voi suggerisco che quell'infrastruttura voi la utilizzate. Se la faccio a pagamento significa che chi non la usa legittimamente può dire non è giusto però che si prendano i miei soldi per... fare qualcosa che io non uso, facciamo compartecipare di più quelli che la usano. Sono scelte, non so se voi avete visto recentemente l'idea della Germania di non far pagare i mezzi pubblici, perché dicono vogliamo ridurre l'inquinamento, quindi l'idea contro l'inquinamento non faccio pagare i mezzi pubblici. È una scelta. Cioè lo Stato può decidere se far pagare un po' a tutti i servizi pubblici con i soldi della collettività, perché così facendo
invoglia la gente a usarli in modo tale che si riduce l'inquinamento, oppure far pagare qualcosa di più a chi lo usa. Non so, faccio un esempio. A Venezia, tanto per dirne uno, dato che ci sono tantissimi stranieri e che fanno a pugni per entrare, è un peccato non fargli pagare il vaporetto, cioè arrivano, consumano la città e così via, è anche giusto che paghino i servizi pubblici, no, di quella città. Forse il cittadino, il residente, potrebbe invece non pagarli. Cioè, quindi sono delle scelte politiche che si possono fare per i servizi pubblici. Però fino adesso lo Stato invece si è rivelato generosissimo e liberalissimo per i monopoli, quindi le robe che facevano comodo, e invece invadentissimo per andare a casa nostra. Ecco, questa qui è una cosa che noi stiamo cercando adesso di spostare un pochettino la barra. Faccio un altro esempio: gli aeroporti di Roma, uno non lo sa, ma Fiumicino è di Benetton anche quello. E poi uno dice: l'Italia va male, l'Italia va bene. Sì, dipende anche da cosa ti fanno pagare per l'aeroporto. Monti, cosa che non tutti sanno, e do merito alla verità di averne scritto, perché sono tutte cose di cui non scrive nessuno, Monti era già dimesso, quindi immaginate voi, e a governo dimissionario prende e fa partire un provvedimento dove ogni aereo che atterrava a Fiumicino aumentavano i profitti dei Benetton, che sono i proprietari dell'aeroporto. E poi uno dice: ma l'Italia va male, ma siamo mal serviti. E beh, grazie, se il governo pensa a fare regali ai suoi amici, e poi significa che il bene pubblico non c'entra, viene dopo, perché qui purtroppo i beni privati di tanti soggetti, per le concessioni, per le banche e così di questo tipo, sono sempre stati molto più importanti del bene dei cittadini. Bene, noi di interessi particolari abbiamo pochi amici, ecco, questo è un grosso vantaggio forse, per certi versi abbiamo pochissimi amici a cui fare regali, e anche quelli che ci sono adesso magari ci vogliono un po' meno bene, perché vediamo di essere giusti in quello che facciamo. Noi cercheremo di ripartire dai nostri veri amici, che sono i cittadini. Quindi i cittadini, se possibile, dovranno avere i vantaggi e non far sì che i profitti vadano altrove. Perché faccio un esempio: che differenza c'è fra far gestire allo Stato un'autostrada e far gestire a un privato l'autostrada? La quota di profitto. Perché o pensiamo che il privato sia un benefattore. Io purtroppo ho visto un inquietante messaggio da parte di Renzi, che diceva: ah, questi pensano a nazionalizzare le autostrade e così rinunciano a 9 milioni di tasse, a 9 miliardi di tasse. Ma amico, ma secondo te 9 miliardi di tasse da dove li prendono quelli delle autostrade? Li prendono dai pedaggi che noi paghiamo, eh? Cioè, noi paghiamo 11 miliardi di pedaggi, loro fanno magari 9 di tasse e ce ne sono però 2 di profitto che si tengono. Quindi il conto alla fine, se io gestissi le cose al loro posto, è più 2 miliardi per lo Stato, che posso utilizzare per abbassare i pedaggi delle autostrade o far pagare meno tasse agli altri. O costruire meglio i ponti, perché, attenzione, e qui arriviamo al punto anche importante della legge di bilancio. Cosa ci deve essere nella legge di bilancio? Quella che tutti si aspettano, vedere cosa sarà, cosa ci sarà. Beh, noi dobbiamo mettere in circolo soldi. E l'ho sempre detto, chi pensa che non si possa risolvere i problemi della nostra economia facendo pagare ancora più tasse ai cittadini non ha capito nulla, perché è evidente che se io faccio pagare più tasse ai cittadini, i soldi nell'economia ne girano sempre di meno, e allora a quel punto io sono un negoziante, io sono un avvocato, io sono una dietologa o cose di questo tipo, avrò meno clienti, perché se ci sono meno soldi in giro, uno che
paga più tasse comprerà un paio di scarpe in meno, no? Rispetto a quello. Quindi devo mettere in circolo soldi. Come posso fare? Da una parte abbassando le tasse, e ci stiamo pensando, e vedrete che cominciano ad arrivare i primi provvedimenti nell'ottica e con l'idea della flat tax in testa. Dall'altra parte dobbiamo mettere al lavoro le persone, perché se io metto al lavoro le persone che sono disoccupate, entrerà in circolo del denaro. E cosa di meglio che fare dei lavori per mettere in sicurezza, per esempio, il nostro territorio? Questa è una cosa che la gente non capisce. Se io sono il Venezuela che compro tutto dall'esterno, è ovvio che io posso stampare quanti soldi voglio, ma se voglio comprare una BMW ho bisogno di prendere i soldi, quelli veri, cioè i marchi, gli euro, i dollari o quello che sono. Se io invece ho dei disoccupati qui in Italia e devo fare dei lavori qui in Italia, non posso ragionare dicendo non ci sono i soldi. Nessuno Stato ragiona dicendo non ci sono i soldi per fare i lavori da me. E quindi il primo concetto sbagliato che dovremmo scardinare sarà quello delle risorse per fare le cose necessarie in Italia. Io non posso andare in Europa a dirgli, dato che tu ti sei messo in mente che c'è il pareggio di bilancio, io devo far morire la gente perché mi crolla il ponte. Ma siete matti? Io devo andare a dire, io devo fare i lavori di cui c'è bisogno di fare. Non li sto sprecando, non sto buttando dei soldi alla finestra. Faccio dei lavori che sono necessari. E a quel punto vedete che il discorso del pareggio di bilancio cade. Perché? E poi ti lascio dire. Paradossalmente, con la regola del pareggio di bilancio, se anche l'Europa ci dicesse, bontà sua, sì, avete ragione, spendete, fate mettete in sicurezza i ponti, mettete in sicurezza le strade, costruite gli ospedali, e tu non puoi, perché c'è il pareggio di bilancio. E quindi significa che se tu vuoi costruire una strada, quei soldi per costruire la strada devo prenderli a qualcuno. E ma capite che così facendo non si andrà mai a rimettere in circolo l'economia? Perché se io, oltretutto, che i soldi io li devo prendere a qualcuno subito, e poi i lavori li faccio con comodo e con calma. Non può funzionare così. Quindi la regola del pareggio di bilancio, prima o poi, e qui 20 punti di spread già soltanto a nominare, ma bisogna ragionarci su, perché è una scemenza. La Francia è 10 anni, tutti i 10 anni passati, sempre oltre il 3%, non il pareggio di bilancio che significa zero. Ma perché è giusto? Lo Stato, quando spende bene, non deve buttare via i soldi, non deve fare le scemenze come sono state fatte in passato, l'Irpinia e così via, che venivano utilizzati per mangiare tutti, e tangenti e cose di questo tipo. Adesso i modi per controllare quello che fanno quelli del governo ci sono, anche troppi. Fra social e cose di questo tipo, quello che uno fa è tutto sotto la lente, poi ci sono bravi giornalisti che controllano quello che si fa e cose di questo tipo. Quindi se il passato della gente guidava male, non è che adesso la soluzione è fare le auto senza volante, la soluzione è guidare bene, ma bisogna poter guidare, perché sennò altrimenti senza soldi e col pareggio di bilancio, signori, ci raccontiamo solo, come ha detto Armando, ci raccontiamo le favolette. Invece bisogna avere, come ha detto lui, un sistema per poter fare le cose mettendoci la faccia e le risorse per poterlo fare, perché sennò altrimenti parliamo del nulla. A proposito di risorse, però, c'è un'obiezione che viene spesso fatta, che credo sia giusto porre anche qui, proprio per sentire la risposta a questa obiezione. L'obiezione, più o meno, la semplifico, suona così. Per realizzare
realizzare le promesse del contratto, ma anche le cose che sono state citate adesso, occorrono appunto risorse. Per queste risorse ci vogliono delle coperture, che vuol dire o tagliare la spesa da altre parti, aumentare tasse fondamentalmente, o fare nuovo deficit. Fare nuovo deficit comporta una tensione sui mercati, poco fa parlava dello spread, comporta una tensione perché si pensa che questo peggiori le condizioni del nostro debito pubblico, quindi i mercati reagiscono male, questo comporta una maggiore difficoltà nel piazzare i nostri titoli del debito e qui ci si avvita, per cui alla fine queste promesse, suona l'obiezione, non sono mantenibili. Ecco, a questa obiezione che viene normalmente rivolta sia a livello politico, sia a livello mediatico, sia a livello economico, come risponde questo governo? Ma, o cerca l'incidente proprio su questo? Ma secondo voi, quando l'avete viste, no, le immagini dello tsunami in Giappone, sono ancora abbastanza vivide, e non era un terremotino, gli ha distrutto un'intera regione. Ma secondo voi il Giappone, sono andati a chiedergli le coperture? Sono andati da qualche parte a chiedere se per favore potevano avere la flessibilità, lo 02, gli SMS solidali o così di questo tipo, o semplicemente ha detto è una cosa che c'è da fare, l'hanno fatta? Gli stati normali non ragionano così come ha detto Martino, vale a dire cercare le coperture. Gli stati normali prendono delle decisioni, queste decisioni poi possono essere giuste o sbagliate e sarà l'andamento dell'economia che lo decide, e gli elettori poi premieranno chi ha fatto delle scelte giuste e bocceranno chi ha fatto delle scelte sbagliate. Prendiamo uno stato, non sto dicendo, però uno dice il Giappone, magari sono, non lo so, sono un paese un po' anziano, più o meno come noi, hanno un debito pubblico, più o meno come noi, però il Giappone ha perso la guerra, uguale, però in Giappone forse non hanno la mafia, no, ce l'hanno anche lì. Hanno meno disoccupati. Quindi evidentemente non è che ci sono queste grandi differenze, no, secondo me, fra l'uno e l'altro, però mettiamo che loro sono gialli e quindi, non lo so, sono più bravi, no, perché noi bianchi siamo lazzaroni. Allora, prendiamo l'Ungheria, non sto dicendo un paese chissà cosa, è un paese povero, molto più povero di noi, è un paese che viene dalle dittature dell'est europeo, no, e così via. Beh, ma vi siete mai chiesti perché quando ci sono le elezioni, invece di cacciarli via ogni volta, i governanti lo premiano Orban? Beh, Orban fa quello che dice e può farlo perché non è dentro in questa mattana dell'euro, delle regole di bilancio, del pareggio di bilancio. Fa quello che serve fare e la gente lo premia perché crescono economicamente. Certo, partono da più in basso di noi, ma in realtà possono fare cose. Gli unici che sono capitati dentro questo delirio del fatto che se tu fai una cosa i mercati ti puniscono, siamo noi. I mercati ci puniscono e ci puniranno per qualsiasi motivo. Non so se avete notato, all'inizio ero io. No, sale lo spread, è colpa di Borghi. È stato Borghi che ha fatto un'intervista dove dice che lui vorrebbe uscire dall'euro. Cazzo, che notizia! No? Beh, incredibile, Borghi vuole uscire dall'euro. Cioè, c'ho scritto 50 libri, no, 50 libri non uno, però quantomeno che dice basta euro, insomma, si capisce abbastanza come la penso, no? Quindi se mi chiede cos'è la mia opinione, è ovvio che ti dico che io fosse per me vorrei uscire dall'euro. Non notizia, spread, no, su di 100 punti. Allora dice, va bene. Non dico niente, le autostrade dicono che bisogna togliere la concessione autostrade, sale lo spread per le autostrade, si lascia perdere sulla concessione delle autostrade, allora dicono che per i migranti, dato che è successa quella cosa indecorosa, no, della nave, e l'Europa non si prende zero le sue responsabilità, allora Di Maio ha detto insieme con Salvini che non diamo più i fondi dell'Unione Europea, sale lo spread anche con quella cosa lì.
Voi capite che se noi rimaniamo dentro in quest'ottica, qualsiasi cosa faremo salirà lo spread. E perché sale lo spread? No, ma così, dobbiamo uscirne da questa mentalità abbastanza in fretta, perché sennò altrimenti siamo veramente spacciati. E bisognerà anche farlo capire alle persone che in certi casi sono insieme con noi al governo, perché qualcuno spaventato dallo spread c'è. Si sveglia la mattina, oddio lo spread. No, è l'atteggiamento sbagliato. Perché c'è lo spread? Lo spread c'è per un solo motivo, perché il nostro debito non è garantito dalla banca centrale. Non esiste lo spread del Giappone, non esiste lo spread dell'Inghilterra. C'è un tasso di interesse diverso rispetto agli altri titoli, ma nessuno si sogna di avere dei dubbi sul fatto che un titolo inglese, un titolo di Stato inglese sarà ripagato, per un motivo semplice, perché per essere il titolo di Stato, per essere ripagato, viene ripagato in denaro. Il denaro lo controlla lo Stato. È incredibile doversi far prestare dei soldi per una cosa che controlla lo Stato. Cioè, se lo Stato è quello che produce i soldi, ma per che motivo io me lo devo fare assolutamente prestare e devo compiacere i mercati, perché se non faccio quello che dicono i mercati allora loro mi puniscono? Ma è una follia, purtroppo siamo entrati dentro in questa mattana dei mercati che ti puniscono, che puniscono solo noi, perché sanno che non c'è la garanzia. Non vado da Orban, non vado dai polacchi, non vado da nessuno, perché non c'è la loro moneta, nessuno li tocca. E notare, finché la banca centrale dice che c'è la garanzia, e in questo caso la garanzia era rappresentata dal famoso quantitative easing, nessuno vende i titoli di Stato. Negli anni scorsi, non so se notate, avete visto di tutto, attentati, ISIS, Barcellona, in Catalogna c'era gente per le strade, si minacciava la guerra civile. Ma avete visto lo spread della Spagna salire? No, perché tanto c'era la Banca Centrale Europea che comprava tutto. Adesso la Banca Centrale Europea ha fatto sapere in tutte le maniere che smette di comprare. Vabbè, a un certo punto, se io sono un investitore, dice: ma un attimo, ma se la Banca Centrale smette di comprare, e io allora rischio. Perché lo Stato non controlla il denaro con cui mi può ripagare il titolo di Stato. La banca centrale controlla il denaro, ma ha detto che non li compra, e perché li devo comprare io i titoli di Stato? Non è un ragionamento tanto campato in aria, Ma è quello lì che fa salire lo spread, non è Borghi, non è Siri, non è Salvini, non è qualcosa. O si risolve la questione della garanzia del debito pubblico, o altrimenti, signori, altro che spread, vedremo. E se uno vuole andare a giocare il gioco dello spread, siamo pronti e tranquillissimi a poterlo giocare, perché la differenza con Berlusconi del 2011 era che allora la gente lo voleva mandare via, a torto ragione, anche perché tutto sommato non sapevano che cosa sarebbe arrivato dopo. Adesso voi siete con noi. La nostra forza siete voi, e lo spread non ci fa niente. Finché voi siete con noi, lo spread non ci potrà fare niente, e loro lo sanno. Quindi noi, finché voi siete con noi, non abbiamo paura dello spread, della finanza, dei finanzieri, perché sappiamo che possiamo andare avanti. Quindi tranquilli che andremo avanti insieme. Scusa per aver trascurato Siri, ma rimediamo. A volte anche per noi osservatori si ha l'impressione che i governi siano un po' due. Ci sia un governo con i leader di partito, che sono anche vice premier, che sostengono le loro posizioni, cercano di realizzare quello che hanno messo nero su bianco sul contratto di governo, e poi ci sia un altro governo in cui i nomi forse sono meno chiari, meno evidenti, che passa magari dal Quirinale, dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Italia, da alcuni ministri, ma è una domanda che faccio ovviamente a lei, che dentro la compagine di governo, a differenza di Borghi, ci siede e ci sta.
La sintetizzo in una domanda sola per rispondere a tutta la pappardella che ho fatto. Come sono i rapporti con il ministro Tria? Non c'è una domanda. No, le ho finite. Le ho finite. Allora, il ministro Tria è il nostro ministro dell'economia, quindi voglio dire, noi il giorno dopo il 4 marzo abbiamo lavorato faticosamente per dare a questo paese un governo del cambiamento. Non è stato facile, ve lo ricordate, vero? Abbiamo lavorato tantissimo per cercare di trovare una quadra, una cornice, abbiamo scritto un contratto, ci siamo seduti al tavolo, ci sono stati pesi e contrappesi che hanno cercato di ostacolare anche la formazione di un governo così radicalmente alternativo come quello tra noi e il Movimento 5 Stelle. Tra noi e il Movimento 5 Stelle non c'era una affinità, abbiamo dovuto per questo creare una cornice fatta di punti ben precisi che ci ha richiesto giorni e giorni di lavoro per mettere le cose, per mettere nero su bianco il famoso contratto di governo. Però vi assicuro che nel mentre si remava contro, si cercava di far fare un governo dei 5 Stelle con il PD, si cercava di fare un governo tecnico, un governo istituzionale, un governo del Presidente, cioè qualunque governo che non corrispondesse alla volontà popolare. Noi su questo ci siamo dati veramente molto da fare. Abbiamo lavorato per ottenere un governo che rappresentasse la larga fetta dei cittadini italiani che negli anni scorsi era stata frustrata, amareggiata e tradita già a sufficienza. Quindi abbiamo messo punto per punto le cose, poi ci siamo presentati al Quirinale con la nostra idea, con un Presidente del Consiglio incaricato, professor Conte, con una lista dei ministri, ma sapete com'è andata, nel senso che il ministro Savona, che noi avevamo indicato per ricoprire il ruolo di ministro dell'economia, non è stato gradito dal primo. E questo ci ha messo in difficoltà, perché in qualche modo abbiamo dovuto ripiegare cercando una figura alternativa. E questa figura alternativa è arrivata sostanzialmente a circa mezz'ora dallo scadere dell'ultimatum del Capo dello Stato che ha detto pronto, e a un certo punto uso questo perché vedo che quello non funziona, e a un certo punto ha detto: o entro le 18 voi mi portate un'alternativa oppure io sciolgo le camere e si va a votare a luglio. A luglio capite che dopo che avevamo appena votato era veramente uno stilicidio, soprattutto perché noi, diciamo, i nostri elettori, la gran parte, voglio dire, c'era chi si era programmato le vacanze, le ferie, non è che tutti si possono permettere di, magari avendo pagato una caparra, di rinunciare perché magari devono fare 1000 chilometri per entrare a votare. Quindi era veramente difficoltoso. A quel punto, tra una serie di nomi è arrivato il nome del professor Tria. Al professor Tria noi abbiamo fatto leggere che cosa? Il programma di governo, perché noi al professor Tria abbiamo detto: guardi professore, noi, sia la Lega che i 5 Stelle, abbiamo preso milioni di voti sulla fiducia, cioè noi abbiamo messo la faccia di fronte ai nostri elettori e abbiamo detto che ci impegniamo, se una volta andremo al governo, di fare le cose che abbiamo promesso, perché per noi è fondamentale. Lei se la sente, nel senso, di portare avanti questo programma? Abbiamo ricevuto un sì e quindi siamo andati al Quirinale e abbiamo presentato la lista dei ministri insieme al Presidente del Consiglio. Ora, naturalmente poi è noto, perché le cronache lo scrivono, ci sono delle forze contrapposte alla volontà popolare che hanno una loro ragion d'essere e che a un certo punto che cosa dicono? Dicono: è vero, da una parte ci sono i cittadini che vogliono delle cose, ma dall'altra ci sono degli interessi differenti che creano un attrito.
esito rispetto a quell'aspettativa. E quindi voi dovete mediare. Noi non vogliamo mediare, noi vogliamo fare quello che abbiamo promesso, perché su questo non c'è un minimo dubbio. E noi che cosa abbiamo promesso? E noi che cosa abbiamo promesso? Ce lo ricordiamo? Abbiamo promesso di fare la più grande riforma fiscale che sia mai stata realizzata dal dopoguerra ad oggi, con l'introduzione di un'aliquota unica al 15% per imprese, partite IVA e famiglie. E io, sapete che l'ho portata avanti con grande passione e determinazione, lo dico sinceramente, anche pubblicamente, non sono d'accordo sul fatto di farla a pezzetti, perché per quanto mi riguarda la flat tax dovrebbe essere fatta tutta e subito, perché la flat tax funziona come un antibiotico. La flat tax funziona come un antibiotico. Tu quando hai la tossilite e hai la febbre a 40, cosa fai? Prendi che cosa? La tachipirina che ti fa scendere la febbre, e poi prendi l'antibiotico, l'aumentin, il clacid, quello che volete, ok? E che cosa fai? L'antibiotico lo prendi per 2 giorni o lo prendi per 8 giorni? Se tu l'antibiotico lo prendi per 2 giorni, che cosa ti succede? Non guarisci, e non solo non guarisci, ma è una recrudescenza della malattia che ti imporrà di prendere una dose maggiore di antibiotico per un periodo molto più lungo. Perché? Perché hai rafforzato la presenza batterica. Allora, la flat tax, che deve funzionare come un antibiotico perché cura le cause della malattia economica e non i sintomi, non può essere somministrata con timidezza. Deve essere somministrata tutta e subito nella dose sufficiente, perché ha il compito di far reagire il sistema immunitario per creare la domanda e quindi darci la possibilità della crescita autentica ed effettiva del paese. Perché senza la crescita continueremo ad essere vittime dello spread, vittime dei conti, vittime del contenimento, continueremo ad andare a trovare i nostri sindaci che hanno i soldi in tasca e non possono rifare la scuola, non possono rifare la strada, non possono fare i lavori che i cittadini si attendono. Allora, rispetto a questo, noi dobbiamo avere chiarezza di una cosa: la flat tax la faremo in 2 esercizi, va bene? Noi abbiamo detto facciamo questo primo pezzettino per le partite IVA, io vorrei che si facesse anche per le imprese, ci stiamo lavorando, quindi flat tax per partita IVA e società di capitali, e poi nel secondo esercizio estesa a tutte le persone fisiche. Quindi mi intrometto un primo segnale, perché è una domanda che prima ci hanno chiesto di fare dal pubblico, è da attendersi già adesso un primo segnale in questo senso nella prossima manovra? Assolutamente sì. E insieme a questa, che cos'è che abbiamo promesso? Abbiamo promesso la pace fiscale. Guardate che la pace fiscale non è un condono. Il condono è stata la voluntary disclosure, quello che abbiamo fatto per le persone che hanno portato milioni di euro all'estero e li abbiamo fatti rientrare con pochi spiccioli. E allora noi abbiamo fatto quello per quelli lì, e oggi ci contestano perché diamo un aiuto ai poveri cristi che invece sono rimasti qui e vogliamo continuare a spremerli come dei limoni secchi che non sanno da dove far uscire il succo. È inutile inseguire chi non ce la fa, perché la pace fiscale è indirizzata nei confronti di tutti quei soggetti che sono stati travolti dalla recessione economica e che non hanno più niente. E quando dal Ministero dell'Economia ci dicono ma noi dalla pace fiscale a malapena prenderemo 3-4 miliardi, non è vero, perché ci sono più di 780 miliardi di euro di cartelle che non sono quelle dei morti, dei falliti o del contenzioso tributario, perché quelli sono i 354 miliardi che noi abbiamo già sottratto, perché in tutto sono 1058. Quindi ce ne sono 700 che sono validi, ma loro ti dicono no, non li possiamo prendere perché questi non ce li hanno. Ma grazie, ma se a me mi chiedi 40.000 euro e non ho neanche gli occhi per piangere, è evidente che non ti do neanche uno spicciolo. Ma se mi chiedi 3.000 euro, piuttosto che non avere più lo Stato che mi insegue per una vita e che mi fa sentire indegno di vivere, allora magari 3.000 euro te li do e comincio a tornare in chiaro, ad avere la mia dignità, a tornare a lavorare, a tornare a pagare, a tornare ad essere un cittadino, perché non ho rubato niente a nessuno, non ho ammazzato nessuno. Questo è lo spirito della pace fiscale,
Ecco perché si chiama pace fiscale. Poi cos'è che abbiamo promesso? Abbiamo promesso di riformare la Fornero e la faremo, perché quota 100 è il primo passo che noi faremo nella riforma delle pensioni. Poi a un certo punto, per rispondere alla domanda di Martino Cervo, perché non voglio sviare, il nostro ministro dell'economia ci dice: sì, però noi dobbiamo fare la manovra senza intaccare le aspettative che l'Europa ha nel contenimento del bilancio rispetto al deficit PIL. E noi però rispondiamo al ministro dell'economia che i nostri azionisti sono i cittadini italiani, non l'Unione Europea, e noi rispondiamo ai cittadini italiani. E quindi ai cittadini italiani a cui abbiamo promesso che faremo la riforma e faremo. Aggiungo una cosa, Borghi non lo sa, ma la riceverà fra poco. Aggiungo una cosa, a proposito di quello che Bendi ha spiegato sul tema dello spread. Noi siamo un paese che fattura 1.600 miliardi di euro. Non siamo un piccolo paese. La Russia ne fattura 1.400. L'Italia ne fattura 1.600. È un grande paese. L'Italia è un grande paese. Sapete a quanto ammonta il risparmio privato liquido delle famiglie italiane? A quasi 5.000 miliardi. E noi dobbiamo essere qui a cospargerci il capo di cenere perché abbiamo 2.000 miliardi di, tra virgolette, debito pubblico? Lo sapete perché dobbiamo essere messi in queste condizioni? Perché nel tempo, negli anni, 780 miliardi di questi 2.000 miliardi, invece di essere collocati in Italia, sono stati collocati all'estero, da speculatori esteri, sono nelle pance della Deutsche Bank, sono nelle pance dei grandi fondi internazionali che speculano sul nostro paese. Allora, io ho scritto un disegno di legge che presenterò ai presidenti ovviamente della Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato e al Ministro dell'Economia per l'istituzione dei CIR, che sono i conti individuali di risparmio, che prevedono che alle famiglie italiane che vogliono comprare i titoli di Stato del debito pubblico venga fatta un'offerta speciale, cioè abolizione della ritenuta da conto e un recupero del 2% sulle imposte per aumentare il grado della cedola, in modo tale che noi ci riprendiamo il nostro debito, perché non abbiamo paura di questo. Se c'è da investire, i primi che devono credere nel nostro paese siamo noi, e se oggi il debito fosse nelle nostre tasche come era negli anni 80, quando vi ricordate tutti andavamo, avevamo il conto titoli, no? Avevamo i titoli di Stato, se i soldi fossero nei nostri conto correnti non esisterebbe lo spread, perché noi non andremmo a speculare a seconda di quello che scrivono i giornaloni mondiali. Allora, questo è un primo contributo effettivo e reale. Riprendiamoci e ricompriamoci i nostri titoli di Stato, così non saremo più ricattati dallo spread. E poi che cos'è che abbiamo promesso? Nel nostro programma di governo, che abbiamo inserito dentro il contratto, abbiamo promesso gli asili nido, abbiamo promesso l'IVA per l'infanzia, abbiamo promesso di dare una mano alle famiglie. Come facciamo a fare tutto questo se pensiamo che sopra alle istanze e alle aspettative di un popolo, di un grande paese, ci debba essere quel contratto che si sono inventati una mattina e che ha detto che dobbiamo stare entro il 3% del PIL? E poi vi dico di più, il PIL, questo 3%, aumenta se aumenta che cosa? Se aumenta la crescita. Perché se aumenta la crescita, è evidente che diminuisce il rapporto con il deficit. Ecco perché insistiamo sulla riforma fiscale. Perché senza la domanda interna, senza i consumi, non c'è la produzione e non c'è che cosa? Che è l'obiettivo centrale di tutta la cornice del contratto, condivisa pienamente da entrambe le forze politiche. Il lavoro. Perché solo grazie al lavoro noi abbiamo la possibilità di pagare le pensioni, garantire che gli ammalati siano curati adeguatamente, che gli anziani siano sostenuti, che chi non ce la fa, come gli invalidi, abbiano un assegno dignitoso, che tutto il nostro paese possa offrire welfare, assistenza a chi se la merita in modo dignitoso, ma offra prospettive di futuro e di lavoro che non
possono essere l'elemosina a chi vuole farsi una famiglia, che vuole realizzare il proprio futuro. Questo è il nostro impegno di governo e vi assicuro che non ci sono vincoli che tengono, perché ci abbiamo messo la faccia, ce l'abbiamo messa tutti noi, ce l'ha messa Matteo Salvini e voi lo conoscete, che per coerenza non lo batte nessuno. Diciamo che percorrerebbe forse qualcun altro in via 20 settembre. Le faccio, ecco, non era lei ora, le faccio due domande flash alle quali chiedo di rispondere in maniera telegrafica, poi un'ultima Borghi e poi un accordo con gli organizzatori, raccogliamo qualche domanda. La prima domanda è questa: tra le concessioni delle quali si è parlato molto come possibile oggetto di revisione da parte del governo, ci sono anche quelle, glielo chiedo, su un tema molto delicato per quello che a livello nazionale è opposizione, ma a cominciare qui dalla Regione Lombardia è un alleato, mi riferisco ovviamente a Forza Italia e parlo delle concessioni televisive. Anche lei ritiene che, che peraltro conosce ben da vicino la materia per il suo tragitto professionale precedente alla politica, ritiene che anche le concessioni TV debbano essere oggetto di una revisione, di una discussione da parte del governo, e se sì, in che senso? No, io non ritengo che le concessioni televisive oggi abbiano l'urgenza di essere discusse, per una semplice ragione, lo diceva prima Claudio, un conto è discutere di concessioni in regime di monopolio, come le autostrade, un conto è gestire e discutere le concessioni in regime di concorrenza. Le concessioni televisive oggi sono in regime di concorrenza, non è che abbiamo Berlusconi che è l'unico depositario della televisione in Italia. Berlusconi è uno che fa concorrenza e che ha altri partner, quindi io ritengo che non ci sia l'urgenza oggi di andare, diciamo, a toccare il tasto, tra l'altro a un'impresa e a una serie di imprese e di aziende che offrono lavoro, offrono prospettive e che, non, e che per carità, se ci sono altri concorrenti, ben vengano. Perfetto, ha risposto. Seconda domanda, alla quale le chiedo altrettanta sintesi, si sta cominciando a discutere, poi sarà oggetto dell'ultima riflessione con Claudio Borghi, della asticella del deficit. Tria ha fatto alcuni numeri, altri ne hanno fatti altri. A suo avviso, per realizzare gli impegni sui quali, come ha detto poco fa, ha messo la faccia, quale dovrebbe essere il livello giusto da chiedere o da ottenere in sede europea di rapporto appunto tra deficit e PIL? Ma per quanto mi riguarda, per fare le cose che servono in questa prima tranche dovremmo poter arrivare al 3%. Perfetto, grazie.